Pidini Anime. Ehi, ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch 4. Nello scorso video ho finito il secondo capitolo e abbiamo affrontato Anato Comico, che poi è diventato Anato Mostro tramite quella freccia di pura malvagità scagliata da Demon Gufo, che prima voleva colpire la ragazza, poi in realtà però ha preso il mostro perché ha una pessima mira, probabilmente ha problemi di vista, e poi ha intrappolato i protagonisti, noi praticamente, in una specie di cerchio incantatore, no? Vi ricordate Yu-Gi-Oh! Col cerchio incantatore che bloccava il mostro, eccetera, eccetera. Però poi Kaira è venuto a salvarci e Demon Gufo tela. Kaira è il sovrano, il nuovo sovrano dello Yo-Kai World, e ci ha avvertito che purtroppo il mondo umano, è in crisi. Il mondo sta affrontando una crisi senza precedenti. Proprio così. Si tratta di una profezia che lessi tempo fa sul libro di corte. Bello sto disegno. In questo manuale erano riportate poche frasi, ma molto significative. Dopo la sconfitta del re degli Ioni, le tenebre avvolgeranno i mondi. Il cielo perderà il suo colore e tutto piomberà nell'oscurità. Cosa? E non è tutto. Continuando nella lettura ho trovato anche dell'altro. La pace sarà riportata da coloro in grado di usare i portali dei mondi. La loro luce diventerà il bagliore ultimo che salverà i mondi. Subito dopo comparve all'improvviso proprio un portale. Chi avete usato per arrivare qui? Forse la profezia si sta avverando. Esatto, ecco perché sono venuto in questo mondo. Volevo incontrarvi. Che poi ricordiamoci che questo gioco si svolge dopo il film di Yo-Kai Watch Shadowside, quindi loro già si conoscono. Se unirete le forze sarete sicuramente in grado di fronteggiare quei nemici. Quindi ci state dicendo che dovremo salvare il mondo ancora una volta? Non sarà facile, ma in qualità di detective Yo-Kai non possiamo rifiutare. Sapevo che non vi avreste deluso. Vi fornirò tutto l'aiuto possibile. Maestà, avete qualche informazione sui nostri compagni d'avventura? Al momento no, ma ho creato un portale per far arrivare qui lui. Sto parlando del maestro dello Yo-Kai Watch. Il maestro dello Yo-Kai Watch? Sì, proprio così. Si tratta di tuo padre, Link Adams. Cosa? Mio padre? Ah, quindi questo è prima degli eventi con Nate che arriva. Sì, in effetti ce l'hanno detto che era successo qualche tempo prima, ma piccola dimenticanza mia. La luce che scaccerà le tenebre sarà colui che collega umani e yokai. Comparirà dal portale e sarà il faro di speranza per la gente di tutti i mondi. Quindi sarà proprio papà a salvare il mondo insieme a noi? Non so dirvi altro, ragazzi. Il resto dovrete scoprirlo da soli. Lascio tutto nelle vostre mani. Andate ad incontrare il maestro. Dai Sanshou Densetsu no Watch Tsukai. Ah, nella nuova release hanno anche tolto il capitolo. Eccoci quindi quando siamo arrivati nel mondo del futuro. E questa è tutta la storia, Link. Spero che tu abbia capito il motivo della nostra visita qui. Per favore, unisciti a noi. Se vogliamo salvare il mondo, avremo bisogno anche di te. Aiutaci nella nostra missione. Beh, sono ancora un po' confuso, ma mi sembra che siete sinceri. Tanto, guarda, tra fantasmi e mostri, il futuro è la cosa a cui subito dovresti credere. E sia, accetto, Summer. Sarà un piacere collaborare con voi. E quindi, ora sappiamo perché Link, o meglio noi, abbiamo chiamato nostra figlia Summer e nostro figlio Tate. Perché ce l'hanno suggerito loro, il futuro. Non credo però che siano linee temporali collegate, ma vedremo poi più avanti. Spero. Ottima risposta, Link. Ormai parli come un uomo adulto. Una nuova avventura ci aspetta, a quanto pare. Ehi, Link, è vero che hai molti amici yokai? Puoi scommetterci, se volete posso anche presentarveli. Coraggio. Ma queste non sono le mie medaglie. Interessante. Sembra che in questo mondo le medaglie cambino forma. Sì, sono mondi diversi, effettivamente, quindi. Quindi lui per mondi intendeva universi diversi, praticamente. Non solo mondo. Non solo linea temporale, ma proprio un mondo. Ora è chiaro. Oh no, che scocciatura. Ma scusa, come fare ad evocarci senza le nostre medaglie? Jibanyan ha ragione. Dobbiamo trovare una soluzione, e in fretta.
Ho un'idea, Link. Prova ad evocarmi ora. Va bene. Coraggio, tocca a noi. Andiamo, Jimanyan. Funziona. Che bello, ha funzionato tutto alla perfezione. Allora va bene. Ottimo lavoro. Sai papà, in questo mondo Jimanyan appartiene alle tribù dei bestiali. Io appartengo alla tribù dei bestiali? Perché sei così stupido, Jimanyan? In fondo tutti gli yokai sono mostruosi. Sei sicuro che questo cambio di tribù sia normale? Non preoccuparti, Link. In questa epoca ci sono nuovi tipi di yokai che incontrerai viaggiando insieme a noi in qualità di detective yokai. Sul serio? Fantastico! Bene, stiamo d'accordo allora. Benvenuto tra noi, amico. E per festeggiare il tuo arrivo ti mostreremo la nostra sede. Davvero, avete una vera agenzia investigativa. Ma è incredibile! Sì, beh, in realtà è semplicemente la mia camera. Sai, io abito poco oltre questa zona, a Colle Fluviale. Ne approfitteremo per farti fare un giro turistico della città. Forza, andiamo! Grande. Mi ha cambiato protagonista, ok. Non è un problema. Ah, non abbiamo la bici noi qui? Ok, va bene. A casa di Bruno, penso allora che farò andare il gioco. Ok, controlla le nuove missioni. Ci sei quasi, non mollare. Ma siamo già tutti qui, ti aspettiamo? Sì, ora voglio un attimino godermela io. Bella così. Oh, Yo-Kai Watch va giocato proprio su Switch. Con queste città più grosse. Mamma mia, che bello. Wow, che posto magnifico, davvero. Ero certo che ti sarebbe piaciuto, e beh. Specialmente se ti piace esplorare, accidenti. Ah, ma c'è un simbolo di Trisalamandra? Ah, sì, quello Yo-Kai Watch. Vediamo un po'. Grande. Numero 23, gita al tempio. E mi dà Esfera Mini. Ah, ok. Ah, è qui. Ma la camera di Bruno? Quindi ha una camera fuori Bruno. Ma ci sta, dai. Sì, in effetti alcune case lo fanno. Per i figli costruiscono tipo una dependance. Però non è. È un buco. Yoka-Cola, grande. Proprio. Mamma mia, santa. Che non si accorgono. Benvenuto all'agenzia investigativa Yo-Kai, amico. Mettiti pure comodo. Fantastico, si respira un'aria da base segreta qui dentro. Era certo che il nostro Link avesse buon gusto. Oh, Bruno, sei tornato? Tu sei? Oh, salve signora, io sono Link Adams, piacere. Piacere mio ragazzo, sono la nonna di Bruno e Maga in pensione. Se non sbaglio tu sei il maestro degli yokai. Bruno mi ha parlato molto di te. Nonna, potremmo ospitare Link per un po'? Certamente, spero che ti troverai a tuo agio nella nostra dimora, caro. Grazie mille signora. Caspita, è davvero super gentile. Io intanto farò qualche indagine sul portale per fare ritorno a tuo mondo. Se scoprirò qualcosa avvertirò Bruno. Ci vediamo dopo, ragazzi. La signora, ci porta un tè, per favore? Chiedo, eh. Bene, ora che anche Link è venuto a noi è tempo di mettersi all'opera. Ehi, sentite qua. Cosa? Appuntamento a mezzanotte. Che si tratti di un nuovo mistero? Yo-Kai caldo a 2 chilometri da te, per caso? Un caso notturno, quindi, sarebbe il primo? Ci avete pensato? Beh, è comprensibile. I misteri sono belli perché sono vari, no? Io, sicuramente voi lo state vedendo in video, ma quelle immagini sullo schermo le ho messe io, non il gioco, sia ben chiaro. Non sono sicura che i miei mi lasciano uscire di notte. Ehi, ma io sono tuo padre, Summer, quindi permesso accordato. No, il te nel futuro è molto apprensivo, sarà difficile convincerlo. Sarà davvero così nel futuro? Wow, che barba. No, Summer, intendevo dire che si prenderà cura della famiglia. Ma sì, certo, hai provato a chiedere aiuto a Baku? Baku? Ottima idea, Link, prova a chiamarla subito. Ah, era così che si prendeva Baku qui? Non lo ricordavo.
Ciao Link, cosa volete da Baku? Avremmo bisogno di uscire la notte, Baku, potresti darci una mano? Quindi vuoi avere bisogno di Baku? Baku può dormire a posto vostro? Cosa, puoi farlo davvero? Certo, Baku mangia i sogni degli altri, Baku ha sempre fame di sogni. Baku vi aiuterà, Baku lo promette. Fantastico, grazie mille allora. Evocate Baku quando sarete tornati a casa dalla ragazzina. Adesso Baku ha molto da fare. A stasera! Cos'hai da fare, Baku? Mangiare i sogni di altri? Siamo Summer. O che succede con Link? Va bene. Ok, allora. Andiamo. Dove si esce? Da qui. Ok, qua. Padre? Madre? Io stanotte esco e voi non potete impedirmelo. Eccoci qua. Quindi andiamo a dormire e diventiamo... Cioè, Baku diventa noi e noi andiamo in giro... facci quello che ci pare. Ma come faremo a non farci beccare dai miei? Hai qualche idea? Ecco a te. Questa cosa potrebbe finire malissimo. Allora, che ne pensi? Come hai fatto a diventare me? Per Baku è facilissimo. Quella risata no, però. Baku farà finta di essere te per farti uscire di notte. Ma è incredibile. Grazie infinite, Baku. Nessun problema. Se sei stanca, dormi un po' ora, Summer. Baku ritornerà stasera. Non dimenticarti di impostare la sveglia prima di addormentarti. La sveglia dice se per caso non riuscissi a dormire abbastanza... Non preoccuparti di questo, Baku mangia i sogni e fa passare il sonno. Può fare sul serio anche questo, è incredibile. Baku ormai è uno yokai da molto tempo, è molto esperta, sai? Ad ogni modo, adesso è ora di andare a dormire. Ci vediamo dopo. Oh, giusto. Beh, grazie ancora, Baku. Allora, meglio impostare la sveglia. Metti la sveglia. Fino a domani mattina, mezzanotte. Meno male che i giapponesi sono in formato 24 ore. Ciao Baku, ben arrivata. È notte fonda come concordato, ora Baku prenderà il tuo posto. È la prima volta che mi sveglio nel cuore della notte, che emozione! Bene, adesso Baku si farà una bella dormita. Piedini anime? Piedini anime, sì. Ecco che arriva Whisper, appena sente la parola piedini, Whisper arriva. Vedere un'altra me che dorme è alquanto strano, devo ammetterlo. Mi fa specie però che arrivi Whisper e non Tree. Bene, stanno dormendo tutti, abbiamo via libera. Andiamo a Parco Gioventù. Opla, ha! Eccoci tutti quanti qui. Buongiorno! Ormai è l'altro giorno, la giornata di ieri è passata e mezzanotte si cambia giorno. Ciao ragazzi, ci siamo tutti, vedo. Fantastico, a quanto pare da dietro di Baku si è rivelato fondamentale. Beh, dal leggendario maestro dei Yokai non mi aspettavo di meno. Hai ragione, è bello averti nella nostra squadra, Link. Oh, beh, non starete esagerando, insomma sono solo un ragazzino. Bene, ora che siamo tutti qui, direi di iniziare la nostra indagine. Andiamo così a caso? Oh. Oh. C'è qualche problema, Link? No, non è niente, solo che... Non vorrei mica tirarti indietro, vero? Cos'è, hai paura? No, ma che dici? Quella luce intorno a Summer. Forse l'ho solo immaginato. Nel mondo degli yokai. Molto shonen. Link si è unito agli altri. Oh, e le missioni chiave. Quindi oggi faremo almeno una missione chiave. Ah, queste sono le missioni chiave. Ok, ora ci siamo. Dov'è? È qua dietro. Oh, ok. Allora, faccio la rampa, aspetta, aspetta, aspetta. Oh, GTA! Niente, non si può fare come GTA. Ciao, piccoletto. Ehi, voi, ascoltatemi! È urgente, anzi, urgentissimo! Che succede? Sembri piuttosto agitato. E lo sono! Ho sentito una strana voce provenire da questa zona poco fa. Mi sono precipitato qui subito, ma non ho ancora visto nessuno. Oh no, e se fosse il famoso mostro di mezzanotte? Deve trattarsi dell'opera di qualche yokai. Forse perlustriamo l'area. Oh! È una porta, non è... E dai! Mi sono girato. Fai tu, mettiti come ti pare. Mamma mia, che seccatura.
Perché mi ho girato l'inquadratura, oh. Manco fosse in 3D sto gioco. Niente, Bruno non parla. E niente. Boh, rimane così, rimane. Cioè, ok, chiave terrore oscuro, ok, ma vabbè, io la chiave la prendo, però Yosha, dico anche io Yosha, però no, non proprio. Entra nel portale misterioso solo di notte e con bel tempo. Beh, direi che allora va bene. Andiamo. Vediamo dove ci portano queste nuove avventure, questo nuovo mondo. Perché però solo di notte, solo con bel tempo? Chi sono io per dire di no? Oh, questo è ciò che intendeva Kyra allora? E che cos'è successo al cielo? Non sembra esserci nessuno nei paraggi. Che strano. E tu che ne pensi, Bruno? Sai dirci dove siamo capitati? Sono quasi certo che si tratti di un portale dei mondi. Un portale dei mondi? Proprio così. Si dice che ogni mondo possegga più copie di se stesso. Anche la nostra Valdora ha un lato nascosto a cui è difficile accedere. Nella tradizione questo avvenimento è conosciuto come terrore oscuro. Gli yokai presenti qui sono molto potenti, non abbassiamo la guardia. Va bene, detective, facciamo del nostro meglio per uscire di qui. C'è il portale, prendiamolo e usciamo. C'è qualche problema, Summer? Eh? No, non è niente. Cerca di non distrarti, d'accordo? Questo è un momento cruciale. Ad ogni modo, è tempo di andare. Forza, mettiamoci al lavoro! Beh, per andarcene possiamo prendere semplicemente il portale, no? Ah, mi sa che urlo cicletta? Arrabbiato? Vieni qua, mo ci penso io a te. Fatti sotto, urlo cicletta. Ah, ma ce ne sono altri. Guarda, faccio in automatico. Ok, ci stiamo avvicinando. Ah, quello che sembra Jotaro. Grande. Ok, mi sono un attimino ricaricato la salute perché sai. Ma no, voglio affrontare l'urlocicletta, dai. Devo fare un po' di punti. Non mi sono salito livello. Bene. Che c'è? T'a posto, fra? Incazzatino. Arrabbiatissimo lui. Guardalo. Ma questo è un orco, è un Oni. Combattiamo. Combattiamo. Forza, combattiamo! Buono, buono. Qua il diaframma non funziona bene. Cioè sì, ma no. Vendicanima. Figata di nome. Prende meno danno. Ah, ho preso male, ho preso melma. Ok. Ottimo. Ok, ah, poco danno Gibanian comunque. Mamma mia. Vieni Tri, aiutami. Bravo Tri, ora sì che servi. Eccolo. Ok. Oh! Oh, grande call! E mo ti pisto io. Vieni, vieni, vieni. Ah, vai con la forza dell'Oni! Non ho ancora finito con te, vai, pugno Tekken! Madonna, io e Trisalamandra proprio lo stiamo devastando. Vai. All Might Smash!
Niente, non è finito, niente. Va bene. Mission completo. Ehi, ma chi sei? Chi sei che dici mission complete? Ehi, stai buono. Fa lo splendido, Cole, hai capito? Cioè, può farlo, dai, lui puoi farlo. Finito. Tenebullo. Però siete davvero in gamba per essere degli umani. Cosa? Hai cambiato forma all'istante. Sì, perché vi stupite tanto? Ad ogni modo mi presento, io sono Tenebullo. Ma come mai ti trovi in un posto come questo? Semplice, mi sto allenando per diventare lo yokai più forte mai esistito. Quando siete arrivati ero nel bel mezzo del mio allenamento speciale. Quindi è per questo che hai voluto che combattessimo contro di te prima? In tal caso devi fermarti subito, gli umani non possono venire qui. Oh, a quanto pare vi ho causato dei problemi, non è così? In tal caso lasciate che vi porga le mie scuse regalandomi questo. Potresti venire magari in squadra con noi? Allora, scannerizzerò le chiavi yokai. Il problema è che io non ce l'ho le chiavi yokai. Posso provare a scannerizzare le medaglie? Sì, praticamente sul coso di Switch qui si mette... legge l'NFC questo. E scannerizzi la chiave. Aspetta un attimo, quindi quel ragazzo che abbiamo incontrato eri tu? Ah, era il ragazzino che stava lì fuori. Non ci posso credere, praticamente ci tratti qui con l'inganno. Così non va, non puoi prenderti gioco degli esseri umani. Si può sapere di cosa state parlando? Io non conosco nessun ragazzo. Eh? Proprio così, sono sempre stato qua dentro, non sono mai uscito da qui. Però che strano, come ha fatto questo ragazzo a vedere il portale? Mi chiedo di chi mai possa trattarsi. Direi che il caso è risolto, no? Più o meno. Buona idea, si sta facendo tardi. Ci vediamo, Tenebullo. E cerca di fare meno rumore quando ti alleni, intesi? Tutto ciò è molto strano. Va bene, però, insomma, un po' di punti l'ho fatti. Quindi va bene così, direi. Ok, ora devo tornare dove ero prima. Torniamo nel nostro mondo, così almeno posso salvare e concludere il video. Wow! Bene, allora, amici, direi che per questo video è tutto. Tu cosa hai da dirci? E Toriscorp, fate... È scomparso. Non so se fosse programmato che scomparisse, ma wow, accipicchia, mi ha fatto paura per un attimo. Va bene, allora ad ogni modo amici, il video termina qui, io vi ringrazio per averlo seguito, in descrizione trovate tutti quanti i link utili, e se ancora non siete iscritti al canale magari iscrivetevi e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!